Anno Domini 1300, nelle vie del borgo si incrociano damigelle e armigeri, le taverne sono aperte e nelle strade le botteghe eseguono gli ultimi lavori prima che cali la notte. Ancora una volta, per il 28° anno consecutivo, la macchina del tempo del castello di Nozzano si è messa in moto, facendo rivivere personaggi che abitarono la rocca fortificata nel XIII secolo, quando, seppur in tempo di pace, i soldati dovevano sempre stare allerta e pronti a difendere il castello da possibili invasori. Nonostante l'incertezza del meteo, anche la seconda serata della rievocazione storica ha visto un buon afflusso di partecipanti, curiosi di rivivere le atmosfere di quel tempo. A partire ovviamente dal cambio delle monete, all'interno della rocca si poteva pagare esclusivamente con matildini, sercambi e castrucci. Affollate le taverne, dove era possibile gustare piatti del tempo e specialità lucchesi che nel Medioevo affondano le proprie radici. Proseguendo lungo le stradine, ci si imbatteva nelle botteghe degli antichi mestieri, come la tintoria delle stoffe o la zecca, dove le monete venivano coniate con il battitore a mano. Il tutto mentre la guardia armata proseguiva la propria ronda e i tamburi risuonavano per l'intera valle. Al calare della sera, nell'accampamento militare all'interno del castello, veniva rievocato lo stile di vita dell'epoca, grazie al gruppo storico I Draghi Neri, e sul palco ai piedi della chiesa si succedevano gli spettacoli di intrattenimento come quelli dei cantastorie e i giocolieri. Affidata per la prima volta all'organizzazione di Luca Crea, che ha affiancato la storica associazione Il Castello, questa è stata, per così dire, l'edizione zero di questa nuova gestione, che promette per i prossimi anni numerose novità.